A Videotop con grande piacere ritroviamo Renza Castelli. Benvenuta Renza. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono particolarmente contento di ritrovarti anche perché insomma questo album sta dando soddisfazioni, vale a dire un nuovo singolo è uscito da poco, no? Sì, assolutamente sì, è il terzo singolo che farà parte dell'album che è previsto per febbraio, insomma diciamo restrizioni permettendo. Sono molto contenta nonostante insomma questo momento un po' bizzarro e strano, però si continua a lavorare. Guardavi dalla finestra, pensavi a come cambierai, vedevi stai vivendo il momento. L'altra volta mi sembravi comunque in forma, lo rivedo ancora adesso, ma tante volte insomma l'aspetto fisico non rispecchia quello dell'anima. come stai? Guarda, sarò sincera perché tanto non so da niente, e l'altra volta ho reagito meglio di questa volta, è come se il secondo round di questa confusione mi avesse proprio un pochino demoralizzata, però poi sono cose che durano pochi giorni, però se devo essere onesta insomma comincio a essere un po' faticatina di stare in casa. Perché al contrario di quanto succede con le novità, dopo un periodo così di assestamento si tende ad abituarci. E poi non lo vogliamo proprio fare, l'abitudine a questa situazione non vogliamo averla, quindi il secondo round vedo che ha colpito in tanti, vuoi perché appunto il primo eravamo forse un po' disorientati da quello che c'era capitato tra capo e collo, adesso abbiamo metabolizzato, quindi facciamo anche fatica di più a gestirlo, no? Sì, inevitabilmente sì. Però attenzione come esco da questo discorso che comincia già a intristirci e non volevo fare quei momenti di TV del pianto che non mi appartiene. Però c'è una cosa che risolve il tutto, che ci aiuta, ed è la musica. Sempre, per fortuna quella, guarda, non può fermarla nessuno. A proposito di musica, abbiamo parlato di questo terzo singolo in ordine di apparizione, è anche molto contestualizzato al periodo, devo dire, a piedi scalzi sulla neve, o meglio, la neve c'è, i piedi scalzi anche no, cioè, però meteorologicamente parlando siamo contestualizzati bene, no? Meteorologicamente parlando sì, metaforicamente parlando pure, perché poi ho voluto lanciare tenere questa immagine molto forte che potesse dare l'idea di una penitenza tra virgolette da sopportare per far passare qualcosa di tremendo che può essere una qualunque cosa che ci coglie di sorpresa e che ci fa pensare e capire che veramente il tempo è l'unica risorsa che abbiamo a nostra disposizione, la cosa più importante. Quindi insomma, non volendo, avevo fatto una riflessione su altre cose che per fortuna purtroppo si abbraccia a tutto e a tutti anche a questo momento, quindi spero che sia arrivata comunque una coccola e un remind per tenere a mente le cose importanti che sono secondo me le piccole cose di tutti i giorni. Ecco. Questo che appunto si intreccia perfettamente con il momento, no? In questi periodi così difficili ci accorgiamo di quanto per tanto tempo il superfluo, o insomma quello che non era così importante,
preso parte fondamentale nella nostra vita. Invece il riscoprire le piccole cose, anche le cose più semplici, ci aiutano a capire i valori veri, no? Sì, forse è stato un po' il disastro della tecnologia che con tanta facilità ha riempito i nostri vuoti, ma sono cose intangibili, quindi poi appunto quando si rimane un attimo senza bussola nel mezzo al bosco, le risorse sono poche e le cose importanti sono poche. Assolutamente sì. E poi insomma, visto che dicevamo l'importanza della musica, qui c'è chi l'ha suonata alla grandissima, perché parliamo della National Symphony Orchestra, no? Sì, questa è stata una sorpresa di Fabrizio Campanelli, che è il mio produttore artistico, che durante la stesura del cappotto di questo brano, dell'arrangiamento, mi propose questa bellissima coda fatta di archi. Ovviamente nel momento di stesura se ne parlava così, e poi è arrivato con questa fantastica sorpresa dicendomi che sarebbe stata registrata direttamente dall'orchestra, e per me è stata una grande sorpresa, oltre che un regalo e una collaborazione preziosa che terrò sicuramente nel mio cuore sempre, perché quando li ho sentiti la prima volta, ho sentito quella parte del brano, non ti nego che mi sono commossa tantissimo, tanto, 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 sì. Tra le altre cose, per dare un valore aggiunto qualora ce ne fosse bisogno, ricordiamo che questa straordinaria orchestra è la stessa con la quale Ennio Morricone vinse l'Oscar nel 2016 per la colonna sonora del film di Tarantino, di Hateful Eight, quindi insomma veramente un bel colpo, Sì, un grande... La sorpresa per me, sì. Adesso cosa succederà? Insomma, queste feste di Natale, finalmente ti riposerai un po'? Guarda, mille aerei, mille viaggi, sono così stanca. Dobbiamo clamorosamente fingere, no? Perché almeno quello ci porta a pensare che... Perché solitamente si aspettano le vacanze con grande... così, apprensione sul fatto che finalmente respiriamo un attimo, facciamo finta, però questo sarà veramente lo slancio. Adesso parlavi di settembre, febbraio, situazione permettendo, dobbiamo farci una promessa che ci si deve vedere per forza, perché poi lì non possiamo scappare, in presenza, così almeno cerchiamo di solito quando si hanno delle scadenze certe poi bisogna mantenerle, quindi noi dobbiamo trovare delle motivazioni. Rezza, ti auguro ogni bene, un grande abbraccio e insomma ce la possiamo fare. Assolutamente sì, sempre. Ti mando un abbraccio grande. Ciao, alla prossima. Alla prossima.